Bentornati in un nuovo video. Oggi ho pensato che fosse opportuno parlarvi di questo. Oggi ragazzi parliamo del WeBuild 2 di Zyntec. È uno stabilizzatore di fascia medio piccola. È la seconda versione, c'era già un WeBuild 1, ma ho deciso di parlarvi di questo perché questa volta ha cambiato veramente le carte in tavola. Ci sono alcune innovazioni molto interessanti, ma soprattutto, nonostante sia un prodotto piccolo, va a piazzarsi ottimamente anche in una zona professionale. Vi ho evitato un noiosissimo unboxing perché quello che c'è all'interno della confezione principale è tutto sommato quello che c'è all'interno di tutti gli altri gimbal. Qualche accessorio in più, qualche accessorio in meno, qualche vite in più, qualche vite in meno, ma stiamo sempre parlando di tutto quello che c'è all'interno di un classico pacco di uno stabilizzatore come questo. All'interno dello strumento però ci sono alcune piccole innovazioni che mi hanno colpito veramente molto. La versione 1 del WeBuild era uno strumento pensato per camere molto leggere, con lenti piccole, con piccoli kit, e faceva un ottimo lavoro, ma all'interno di quella fascia non avrei mai potuto pensare di usarlo a livello professionale. Infatti usavo il Crane 2S, un gimbal molto più grande. Devo decidere se si dice gimbal o gimbal, tutte le volte cambia. Uno strumento più grande, più potente, con motori molto più robusti, che faceva al caso mio. Non esageratamente grande, ma comunque impegnativo da avere sempre dietro. Il WeBuild 1 non potevo utilizzarlo perché non era uno strumento ancora ad un livello professionale. Questo invece non soltanto è stata aumentata la potenza dei motori, ma oltre alla potenza dei motori sono state inserite alcune migliorie che permettono un flusso di lavoro molto più rapido, molto più preciso. Parliamo subito di come lo utilizzo io. Lo utilizzo chiaramente col sistema Z di Nikon, con varie lenti sopra, da un 20 mm fisso come questo a un 14-24, una lente sicuramente più ingombrante e più pesante rispetto a questo. Lo stabilizzatore non ha avuto alcun problema a sostenere sia il suo peso che a bilanciarla perfettamente. Ho fatto prove anche con lenti a focale più lunghe perché mi piace l'effetto che si crea con una ripresa da gimbal se si utilizza una focale molto lunga. Col 50 e con l'85 nessun problema. Ho provato, un po' un azzardo, anche il 70-200, che aveva avuto un'ottima resa col Crane 2S. Il 70-200 sono riuscito a stabilizzarlo sopra il WeBuild 2, tuttavia i movimenti che si vanno a fare non sempre sono precisi, un po' perché è difficile gestire una focale così lunga attraverso i movimenti di un gimbal, ma soprattutto perché il peso è veramente molto importante di un 70-200 2O. Andiamo a posizionare la camera. Questo gimbal ha un blocco su tutti i suoi assi, come ormai siamo abituati a vedere su questi strumenti, ottimo chiaramente per andare a installare la nostra camera. Piastra video quindi ottima se vogliamo switchare velocemente tra la testa fluida e il gimbal. Non c'è una posizione fissa, quindi devo andare ogni volta a ricercare il punto giusto per bilanciare la camera. Andiamo ad accenderlo e così a vedere la sua stabilizzazione. Sono inserite al suo interno tutte quante le modalità di utilizzo, il pan, il tilt, il roll. Si possono utilizzare singolarmente o unirle. È anche inserito il POV, come ormai siamo soliti vedere su tutti questi strumenti, quindi fino a qui nessuna novità, tutto nella norma, oltre al fatto che comunque la stabilizzazione è veramente molto valida. Una delle cose che sono state inserite e molto interessante è uno schermo molto più grande rispetto a quelli che siamo abituati a vedere, che di solito stanno sull'impugnatura, molto piccoli e spesso a cristalli liquidi. Questo schermo molto grande è orientabile ed estraibile, quindi nel momento in cui mi serve posso tirarlo fuori, e nel momento in cui non serve più sparisce completamente senza darmi alcun disturbo. La prima cosa che si va a pensare è: con questo posso andare a vedere direttamente l'immagine dalla camera. Collegando la camera al gimbal possiamo avere il controllo della camera stessa, possiamo andare a cambiare le sue impostazioni, possiamo andare a mettere in rec o a scattare fotografie. Tramite questo collegamento però non riesco a vedere l'immagine all'interno del monitor, se non con un trasmettitore che viene dato nel pacchetto combo che c'era già anche sul WeBuild 1 e anche sul Crane S. Tramite questo trasmettitore riesco a vedere l'immagine qui. Uno potrebbe dire, beh ok allora, ma io sinceramente non ho neanche provato il trasmettitore perché non lo trovo utile. Lo schermo tutto sommato è più piccolo di quello della mia camera e lo troverei quasi scomodo, perché
Arriviamo qui a un punto molto interessante che su molti gimbal viene già ripetuto, ma l'asse posteriore, il motore posteriore è molto basso, quindi i miei occhi riescono a vedere direttamente lo schermo, senza nessun impedimento dei classici assi posteriori che vanno a creare disturbo attraverso per la visualizzazione di quella che è l'immagine. Quindi avere l'immagine qua non sarebbe tutto sommato un grosso vantaggio. Lo trovo invece un grosso vantaggio quello di poter avere il pieno controllo di tutte quelle che sono le funzioni del gimbal attraverso questo schermo. Vedo tutto molto più grande, molto più chiaro e riesco a regolarlo molto meglio rispetto a dover andare ad agire nel solito piccolo schermo. E detto questo, è vero che una volta fatto devo chiuderlo e non ho più accesso a vedere questi dati, ma il gimbal una volta settato e quando comincio a muovermi non andrei a cambiare tutte le impostazioni in corso d'opera, quindi nel momento in cui mi fermo posso riaprirlo e ricalibrare tutto nel modo più corretto. Quindi, in parole povere, un ottimo strumento che ci semplifica la vita, ma non nel modo in cui uno potrebbe pensare appena lo vede. Altre cose inserite questo joystick per controllare tutti gli assi della mia fotocamera, possiamo andare a vedere come è stato inserito nel punto perfetto per utilizzarlo con il pollice. Punto perfetto per utilizzarlo con il pollice perché generalmente rimane nel lato posteriore, quindi la mano è un po' scomoda ad andare ad agire su questo. Invece qui, tenendo la mia normale impugnatura, riesco a controllarlo nel modo migliore. Un'altra cosa inserita su questo modello è questa rotella nella parte posteriore, che in questo caso è impostata per andare a regolare il roll. Però nel momento in cui io vado a inserire nel setting un follow focus, tramite questa rotella posso andare a gestire proprio la messa a fuoco. Questa è veramente una cosa molto comoda perché mi permette di essere molto fluido gestendola tramite questa rotella, che posso andare ad utilizzare con la mano sinistra. Tutto molto bello, chiaramente viene fornito con il suo supporto treppiedi, che può essere utilizzato anche come impugnatura aggiuntiva al suo grip in gomma, quindi antiscivolo. E il Weebill 2 è fornito con un'altra impugnatura, che è questa posteriore. È questa posteriore che trovo la cosa migliore forse all'interno della confezione, un ottimo modo anche per fare riprese se mi devo abbassare. Ma qui c'è un altro aspetto molto interessante, e devo dire questa è forse la parte che mi piace più di tutto. Quando siamo sul set, quando siamo in azione, dobbiamo essere veloci, dobbiamo essere rapidi a cambiare tutto quello che va a comporre il gimbal. Finalmente non devo più avvitare nulla. C'è una piastra ad innesto rapido, in un attimo riesco ad attaccare e staccare in modo molto veloce la mia impugnatura secondaria. Questo è veramente fantastico, anche solamente per tutte le volte che devo richiuderlo, impacchettarlo e ritirarlo fuori dallo zaino, perché il mio gimbal va soprattutto nello zaino quando sono in montagna, quando sono a giro per i miei set, e questo sistema mi facilita molto 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 la vita. Mi permette di essere più produttivo, più rapido e più comodo. Ci sono comunque altri punti dove si può attaccare viti con ghiere dentate, quindi uno proprio su questa impugnatura, uno dal lato opposto del gimbal, soliti tasti per cambiare le funzioni al volo, sia con questa rotella, quindi se voglio andare a cambiare le funzioni al volo senza per lo schermo ho a disposizione queste rotelle, tasto frontale programmabile se voglio un POV o se impostare comunque il tilt, il pan, il follow, tutti questi sistemi. Devo dire ragazzi che tutto molto bello, veniamo a quelle che sono le note dolenti di questo gimbal, che come sempre qualcosa dobbiamo pur provare. Nota dolente numero 1: le batterie non sono sostituibili. Le batterie sono interne e quando finiscono sono finite, devo mettere sotto carica il gimbal tramite USB-C. Rispetto alla versione Crane 2S di cui parlavo prima, lì ci sono 3 pile dedicate, che se io acquisto più pile, ogni volta che le finisco posso sostituirle e quindi avere un flusso di lavoro continuo. In questo caso, nel momento in cui
finisco la batteria, devo andare a ricaricarla e quindi per un po' non posso utilizzare lo stabilizzatore. Semplicemente caricarla tramite USB-C, quindi non ho per forza necessità della corrente, posso ricaricarlo tramite un power bank, questo è comodo. Però tuttavia avere un set di batterie aggiuntive sarebbe molto meglio. Questo è ancora quella piccola nota che mi impedisce di definirlo totalmente uno stabilizzatore per uso professionale. Altra nota negativa che ho trovato: questo joystick non è bloccabile, non si può bloccare, quindi per errore, pur essendo in una posizione fantastica per essere utilizzato, a volte diventa anche una posizione scomoda perché posso toccarlo inavvertitamente e non potendo mettere un blocco vado a rischiare di toccarlo, sfiorarlo, perché è molto sensibile, e di perdere quello che è la mia linea in quel momento di ripresa dove in realtà non avrei voluto utilizzarlo. Questi sono gli unici due piccoli nei che ho trovato a quest'ottimo stabilizzatore. Ho pensato che fosse opportuno parlarvene perché ho già portato sul canale video di altri stabilizzatori e ho trovato questo davvero molto interessante. Devo partire presto. L'altro stabilizzatore, l'altro gimbal, il Crane 2S, ci avrei pensato molto se portarlo, perché va a appesantirmi la valigia che devo portare in aereo, perché comunque durante un viaggio, se non è strettamente necessario, va a ingrandire la valigia, appesantirla, una serie di cose. Questo qui sicuramente lo porterò con me, mi sta nello zaino, è molto leggero ed è perfetto per situazioni in cui devo viaggiare, spostarmi, fare fatica fisica, perché non va ad aggiungere chissà quanto peso al mio bagaglio. Bene ragazzi, questa non è stata una vera e propria recensione, sono sicuro che in rete troverete molte molte cose più dettagliate, però volevo darvi il mio parere di questo stabilizzatore, visto che è uno strumento che utilizzo tutti i giorni e su set molto diversi, da quelli che sono set più casalinghi per i miei video a quelli che sono set più professionali, anche in situazioni complicate come in montagna, come in condizioni meteo non perfette, e pensavo fosse una buona idea parlarvene. E anche per voi che siete interessati a qualcosa del genere, senza voler spendere cifre esagerate, senza voler avere ingombri enormi, questo è un ottimo compromesso tra una grande qualità, un prezzo modico e una dimensione decisamente accettabile, senza togliere il fatto che al suo interno ci sono delle piccole idee che però su gimbal molto più costosi e molto più professionali ancora non ci sono. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, possa esservi utile. Fatemi sapere che gimbal utilizzate, ditemelo nei commenti, lo utilizzate o non utilizzate, utilizzate una Flycam, una Steadicam, cosa fate per i vostri video? Tutto a mano? Fatemelo sapere. E nulla ragazzi, che dire, ci vediamo nel prossimo video.